Anche questo secondo turno della mostra Stranieri a Venezia riflette su come l'arte implichi allo stesso tempo l'essere stranieri in nuovi territori e quindi la necessità per l'artista di arricchire il proprio bagaglio espressivo esplorando linguaggi diversi da quelli a lui consueti e d'altra parte però ricordarsi quanto l'essere straniero comporti anche il riconoscersi in un'identità, in un'appartenenza, sentirsi radicati ad una tradizione, ad una koinè culturale. A valori estetici ed artistici collaudati dal tempo e dall'esperienza. Aspetti che ricorrono nei lavori degli 11 artisti in mostra, i quali spaziano dall'esaltazione della materia come tramite simbolico e poetico di una riflessione sulla forma o di un'indagine introspettiva, come nelle opere di Emanuele Mirabella, Vincenzo Di Piazza e Luana Baldi, per poi passare con le opere di Milvio Sodi, Michele Berlot, Franco Margari e Marco Chiarantini al tema della visione intesa come risultato della combinazione di mondo dentro e mondo fuori, di sguardo sulle cose e introiezione della realtà. E infine concludere con il richiamo al visibile e quindi alla complessità del reale che le opere di Alessandro Bini, Luciano Borin, Sonia Borin, Mauro Martin e Andrea Saltarelli esprimono con una figurazione di genere più tradizionale oppure invece con declinazioni più surreali e simboliche. Anche questa seconda mostra, dunque, tiene insieme storie, cifre stilistiche e linguaggi che proprio in quanto diversi l'uno dall'altro rammentano l'importanza non solo per l'artista ma anche per l'osservatore di tenere sempre aperti i propri orizzonti percettivi e mentali al confronto, al dialogo, al valore della diversità come opportunità di crescita.